Salve ragazzi, bentornati su Giovispo e benvenuti con One Piece episodio numero 762. Ancora una volta viene raccontato ciò che è accaduto durante, diciamo, questi giorni della permanenza di Capello di Paglia sull'isola di Zou, e viene finalmente raccontato un po' di storia su quanto accaduto a Sanji. Ma diciamo soltanto, diciamo, l'antipasto, va, vi leggo una breve suntazione. Si dice così? Si può dire? Non lo so. Comunque vi metterò qui, più o meno qui, dai, vi metterò il cartone animato. Non è un cartone animato, è un anime, che poi in italiano dica sì, cartone animato, ma è sbagliato, è un anime. È un anime dal quale prende spunto il manga. È un anime. Principalmente è un manga, poi è nato l'anime. E va bene così. Breve riassuntazione, breve riassunto. Dai ragazzi, so che sto sbagliando queste parole, ma voglio un po' sdrammatizzare. Va, sdrammatizziamo, che qui stiamo sempre seri, seri. E mi sono rotto un po' i cocomere ad essere sempre così serio. Luffy e company si dirigono dal re della notte. Brook a questo punto vuole raccontare e dice che forse Sanji non farà più ritorno. La nave di Big Mom arriva a Zou. Peckham's vede la sua nazione distrutta. Peckham's è uno dei sottodipendenti, va, chiamiamoli così, di Big Mom, ed è un visone. E accusa i Capello di Paglia, principalmente accusa loro, tutto incazzato. Peckham's è al capone, Gang Beast al capone, arrivano al forte. E Peckham's è felice di vederli sani e salvi, tutto contento. Garciù, vabbè, poi c'è una scena di Sanji che fa Garciù con tutte le ragazze bisone, pure i maschi vorrebbero fargli un Garciù, ma boh, lui non capisce nemmeno cosa significhi questo Garciù, ma va bene così. Sanji e Brook si allontanano dal forte con Peckham's e Al Capone, e diciamo dei guardiani bisone gli hanno detto a Peckham's che non è stato non sono stati Capello di Paglia a distruggere la nazione, ma è stato Jack. Infatti poi ce l'ha con Jack. Peckham's ringrazia Sanji e vuole soltanto Caesar e lasciar stare il Capello di Paglia. Chiuderà praticamente un occhio, quindi vuole soltanto Caesar, dirà che hanno fallito e tutte queste cose qui. Allora Al Capone inizia ad incazzarsi, inizia a dire che tu sei un codardo, eh? Fa così con la mano e lo spara, gli spara dei proiettili. Vi dico un po' chi è Gang Beast Al Capone. Scusate se ho sbagliato un po' il nome. È in pratica uno delle nove leve che due anni or sono, non due anni nell'anime, faceva parte con Luffy delle nove leve, delle leve minacciose. Ha il potere del frutto fortino, chiamiamolo così, va, soprannominiamolo così. In pratica ha dentro di sé un forte, ha migliaia di soldati, e cannoni, pistole, tutto e di più. E diciamo, poi grazie a questa sua tecnica riesce a catturare Sanji. E quindi diciamo è una tecnica che va bene, sì e no, però comunque con rubber non è che funziona granché nei proiettili, nelle bombe, va, chiamiamo così, le bombe. Quindi voglio dire, in sostanza, uno delle nuove leve si è alleato con uno dei quattro imperatori, anche un altro si è alleato con uno dei quattro imperatori, con Kaido, mi sa anche un altro ancora, cioè un bel po', X-Drake mi sa che di nuovo, anche lui con Big Mom, e quello degli angeli, da quel padre con gli angeli, con le ali, con Kaido invece, mi sembra. Comunque episodio ancora di racconto, però nel prossimo episodio vedremo sicuramente come è andata a finire con Sanji, riceverà un invito inaspettato, infatti il titolo si chiama La verità sulla sparizione, Sanji riceve un invito inaspettato, riceve un invito al suo matrimonio ragazzi, riceve un invito nel quale c'è lo stemma della sua famiglia, perché la famiglia di Sanji è una famiglia abbastanza forte, quindi una delle figlie, se non ero, di Big Mom, vuole sposarsi con uno della dinastia di Sanji, di cui mi sfugge il nome, il cognome di Sanji, e diciamo Big Mom fa apposta queste cose per creare coalizioni con altre famiglie potenti, così da poter allargare il suo, diciamo, impero, e
quindi vuole far sposare Sanji e questa una di queste sue figlie. Nel prossimo episodio vedremo questo e spero veramente che sfiniscano questi flashback, perché mi stanno un po' rompendo le scatoline, dai, sono sincero. E noi, niente, io ora vi saluto e vi rimando al prossimo video.